tutti. Buongiorno Padre Francesco. Pace bene Virginia, pace bene a tutti quanti voi. Allora, Padre Francesco, oggi siamo particolarmente contenti perché oggi anche è la vigilia di Natale. Sì. Quindi ci stiamo già preparando per il cenone di stasera, vero? E soprattutto per la messa di mezzanotte. Sì, quella sì. Certo. Hai visto quindi la nostra cucina qui come ogni giorno ha delle luci in più. Guarda che bello l'albero di Natale. Bello, molto, che ha fatto molto il nostro regista. Guarda lì tutte palline, tutti i colori. Bello, mi sento proprio contenta. Domani metteremo anche noi il bambinello. Certo. Ma come si conclude, Padre Francesco, la novena di Natale che abbiamo iniziato il 17? Allora, noi abbiamo concluso con le antifone maggiori ieri e allora oggi che è la vigilia, sappiamo, abbiamo detto ieri, con le iniziali delle antifone maggiori c'è la risposta di Gesù. Noi abbiamo detto durante le antifone vieni e Gesù risponde domani sarò qui. Quindi è l'oggi, certo. L'oggi di Gesù che viene. E quest'oggi voglio insieme a voi e insieme a te ovviamente parlare proprio di come San Francesco d'Assisi, che conosciamo, è l'ideatore del primo presepe vivente, che sappiamo che voleva che finanche se fosse stato di venerdì, Natale, era peccato non mangiare la carne quel giorno, bisognava mangiare. Questi sono fatti che bene o male conosciamo tutti. Certo. Ma c'è un episodio in particolare. Qui San Francesco d'Assisi ammoniva e di cui particolarmente stava a cuore, ed erano i poveri. E allora, a tal proposito, voglio leggervi proprio dalle fonti francescane, eccola qua, dalla Vita Seconda di Tommaso da Celano. San Francesco voleva che in questo giorno di Natale i poveri e i mendicanti fossero saziati dai ricchi e che i buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e di fieno più abbondante del solito. Se potrò parlare all'imperatore, diceva, lo supplicherò di emanare un editto generale per cui tutti quelli che ne hanno possibilità debbano spargere per le vie frumento e granaglie affinché in un giorno di tanta solennità gli uccellini e particolarmente le sorelle allodole ne abbiano in abbondanza. Questo era il pensiero di Francesco, i poveri, gli animali, tutti quelli che erano un po' e indigenti. E allora un appello potremmo fare, no? Certo. Quindi Papa Francesco ha detto di aprire le chiese, i conventi, ma in questo giorno particolare apriamo anche le nostre porte di casa a chi ne ha bisogno, alle persone sole, a coloro che vogliono un po' di calore in questo giorno di festa. Grazie. Padre Francesco, mi hai fatto proprio emozionare, quindi sì, rinnovo anch'io. Allora facciamo quindi questa ricetta, la dedichiamo soprattutto alle persone che sono sole e che trascorreranno il Natale con noi. Insomma, speriamo di farvi noi compagnia e di rendervi la giornata della vigilia un po' più allegra, va bene? Va bene. Allora, quindi direi di chiamare il nostro ospite, Padre Francesco, sì. Perché io questo coltello qui non l'ho mai visto nella nostra cucina. Pericoloso. Beh, vediamo a chi appartiene, perché questo non è il nostro. Allora, chiamiamo Antonio Del Grosso, che viene da Marigliano, in provincia di Napoli. Un cognome buongiorno conosciuto. Antonio. Buongiorno, buongiorno, bentornato. Ciao, Domenico. Padre Francesco, buongiorno. Allora, per chi non avesse visto la puntata di ieri, e spero proprio che saranno molto pochi perché altrimenti si sono persi gli struffoli, quindi ho detto tutto. Il nostro Antonio Del Grosso, detto Tonino, non è altro che il fratello di Padre Francesco. Esatto. Il fratello maggiore, che tra l'altro è un ottimo cuoco ed è venuto qui per insegnarci le ricette caratteristiche della loro casa, della loro famiglia e anche della zona di Napoli tradizionale di Natale. Di Natale. Cosa ci porti oggi? Ho portato un po' di olio, però questo non è di Napoli, ma è della
della Salernitano. Ah. Di Caggiano, precisamente. Il paese di tua moglie. Il paese di mia moglie. Come si chiama tua Anna. Moglie? Anna, signora Anna, ma quante cose buone che ci stanno nel suo paese. E si fa nella terra dei miei cognati. Però lo fa proprio Paolo tuo cognato. Paolo e Antonio, grazie. Grazie bene. Mille. Ma che bello quest'olio, si vede proprio che è fatto, è sì, proprio quel bel colore dorato. Lo mettiamo lì e lo usiamo dopo. Questo serve? Certo, e lo utilizzeremo, perché cosa facciamo oggi? Oggi facciamo il pesce bandiera al forno indorato e poi facciamo l'insalata di rinforzo. Madonna. Sembra un piatto ricchissimo, ma è un piatto poverissimo. Poverissimo e semplicissimo. È semplicissimo. Che non può mancare sulle tavole di tutti gli italiani. Per la vigilia. Quindi. Della vigilia. Il pesce della vigilia è il pesce per i bandiera. Per i poveri. Perché costava niente. Ecco, e ancora oggi costa poco. Oggi . Un poco in più. Vabbè, perché abbiamo aumentato i prezzi. Allora, per fare queste due ricette insieme a noi, quindi il pesce più il contorno, dovete avere questo tipo di ingredienti. Allora, prima di tutto 1,5 kg di pesce bandiera, poi 250 g di pane grattugiato, il succo di 2 limoni, un po' di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, olio extravergine d'oliva, ovviamente usiamo quello dei cognati di Tonino, e un po' di sale. Poi per l'insalata di rinforzo invece prendete un cavolfiore bianco piuttosto piccolo, 2 papacelle in aceto, che sono queste qua, no? Quindi sono i peperoni dolci, quelli piccoli tordi. Esatto, che vanno immersi nell'aceto. Si chiamano papacelle dalle parti sue. Papacelle con 2 C. Poi 4 alici sott'olio. E una manciata di olive verdi, che siano di quelle belle polpose succose, una manciata di olive nere di Gaeta, un mazzetto di rucola, 3 spicchi d'aglio e sempre l'olio extravergine d'oliva più il sale. Allora, quindi io direi di iniziare subito la ricetta. Da che iniziamo? Iniziamo col cavolfiore, così sì. Lo facciamo cuocere. Ecco, perché il cavolfiore ha bisogno dei tempi di cottura. Allora lo prepariamo. Quantitativamente quanti tempo ci vuole? Un quarto d'ora, 15 minuti. Senti Antonio, una curiosità, ma perché ti sei portato il coltello da casa? taglia che lo mettiamo. Mi fa emozionare dicendo questo. C'è una moglie e questa è la sua fidanzata di veramente? Sempre. Sì. Dicendomi questo mi stai facendo emozionare tantissimo, perché questo qua è il regalo di mia mamma. Quindi te l'ha regalato tua mamma quando hai iniziato a fare la scuola alberghiera da cuoco. È bellissima questa cosa e Antonio se la porta appresso da sempre, perché è come se avesse sempre la mamma vicino. Quindi, esatto. Ma lei ti sta vicino comunque. Certo. Sono sicura e quindi è bellissimo questo gesto. E lo mettiamo a cuocere in acqua calda. Bene. In acqua calda. Allora, l'acqua calda. Esatto, lo immergiamo. Già salata, Esatto, già salata. Ecco qui. 15 minuti. Gli mettiamo pure il coperchio ci sopra. Mettiamo il coperchio, deve cuocere almeno 15 minuti. Quindi noi nel frattempo io mi ritrovo con una mezzaluna e mettiamo il prezzemolo a fare a Padre Francesco. Allora, la mezzaluna ce l'ho io. Poi allora, incominciamo prima del pesce. A preparare il pesce, ecco. e lo dobbiamo marinare. Benissimo. Mettiamo il pesce. Sì. Poi ci mettiamo olio, un aglio. Allora, vogliamo mettere prima il pesce o prima il condimento? Aspetta un momento, Tonino l'ha portata apposta, l'ha portata. Hai ragione, la nostra oliana la lasciamo l'olio, da capo. Tutto quanto allora, questo qua. Allora, mettiamo l'olio. L'olio. Bello così. Un bel po' di olio. Po' di senti olio. Che profumo che ha. Poi ci mettiamo l'aglio. L'aglio, quindi ecco, lo possiamo sbucciare. Gli ali vanno messi interi. Sì, lo schiacciamo un poco. Sì. Uno solo d'aglio, uno solo nel marinatore. Ah, solo poi uno. Gli altri due servono per... Servono dopo. Sì. Poi prendiamo uno stuzzicadente. Sì. Se lo troviamo. Da qua. Eccolo qua, Padre Francesco, subito. Certo. Sta tutto a portata di mano. Certo, qua ci sta tutto, ci sta. Li mettiamo, ecco qua. Lo mettiamo così perché poi quando dopo... Si toglie facilmente. Facilmente, esatto. Benissimo. Poi ci mettiamo un po' di sale. Un pochino di sale, sempre sta lì, Padre Francesco. Ecco qua, un po' di sale. Giusto un poco. E poi aspettiamo che...
venga fatto un po' di prezzemolo, giusto? Ah, ecco, giusto, quindi pure, la marinata si fa con olio, se, sale, sì, aglio e prezzemolo. E prezzemolo, pure se basta, così posso pigliare un poco poco senza che mi tagliate le mani. Ecco qua, e poi ci immergiamo. E ci immergiamo già il pesce. Allora, quindi questo pesce, questo abbiamo detto che il proprio... in questo modo. Anche, quindi anche voi nella vostra famiglia, esatto, fate sempre questo pesce il giorno della vigilia. Sì, perché per il cenone di costa vigilia poco e poi è gustoso. Ma il limone non ci va aggiunto? No, ci mettiamo pure il limone pure sopra. Il limone sopra. Lo mettiamo sopra perché il limone serve per dargli quel sapore a tutto l'apparato. Ecco qua. Premiamo un poco di limone. Questo non lo metto, continua tutto questo. E voi fate il resto, io continuo a tritare. Ma gli dai del voi? Continuiamo. Voi tutti e due. Continuiamo. Tutti e no, perché due. Io pure spesso uso il questo voi. Questo qua non lo usiamo per spontaneo tagliare il limone, perché questo qua non si usa. No, certo. Prendiamo questo qua. Grazie. Ecco qua. Io ricordo quando ero piccolino. Premere a Virgilia il limone. Benissimo, io lo faccio con tutta calma. Sì, calma, io, molta calma. Diciamo, quando ero piccolo ricordo che andavamo, dove? A Portanolano andavamo. Sulle mura. Sulle mura, è vero. E si andava a fare la spesa. E dov'era? È una zona sempre vicino Napoli? Sì. Andavate tutti insieme a Portanolano, fare... però si chiama Goppe e Mura. Goppe e Mura. Goppe e Mura. Oppure in Dobuvera. E che vuol dire? Zona di Napoli. Borgo di Sant'Antonio. Ah. Il Borgo è un'altra zona di Napoli. Si andava a fare proprio al mercato. Si andava a fare la spesa e poi ci stava, diciamo così, tutto all'apparato natalizio. Che bello! E poi ci stavano i zampognari. Sì. Quelli a Napoli non mancano mai. Raccontavano i zampognari che venivano a casa. Venivano a casa, quindi dicelo pure tu, Tonino. Sì, sì, i zampognari che venivano a casa, che dovevano fare la novena. Sì, all'Immacolata che a Natale. Incominciava dall'Immacolata e tutti quanti dovevamo stare lì a starci proprio di caciaramelle casa prima mattina e ci dovevamo alzare tutti quanti dal letto, quindi era tutti presto, prestissimo arrivavano. Ecco qua, fatto il limone, lo diamo, ci diamo una spruzzatina di limone e per 4-5 minuti lo lasciamo così immerso. E il prezzemolo quando ce l'aggiungiamo? L'ho messo già il prezzemolo. Ah, solo sì, questo no, poco? No, ho messo già sotto il prezzemolo. Allora, che lo sta a fare? Questo qua dopo serve per fare il gratinato. Per gratinare. Il gratinato, Allora, quindi lo lasciamo proprio 2-3 esatto minuti in 4-5, ma noi lo lasciamo un po' di meno per non annoiarvi troppo. Questo teniamocelo qua. Sì, perché mentre intanto... questo si marina, noi possiamo preparare, Prepariamo. Però vogliamo ascoltare un po' questa storia, quindi come vi preparavate voi alla vigilia? Sì, andavate sì a fare la spesa di pesce con la mamma, quindi? Mamma, papà, insomma. Più papà, mamma doveva stare a casa. Perché mamma doveva preparare. E papà ci portava a due alla volta, non di più, perché tre dovevano stare a casa e dovevano andare a spesa. Quindi tre dovevano aiutare la mamma. Esatto. Io stavo a casa. Ma prendiamo una bolla, un'altra o una pirofola e poi facciamo la sì, però finisci, lasciamo prima un attimo quindi il marinare, però io voglio che voi mi finiate questo discorso, quindi sì, andavate a fare la spesa e poi che facevate quando tornavate a casa? E poi si incominciava a dire il menù, perché quello che aveva comprato nostro padre, così si basava a mia mamma. E praticamente, diciamo cosa aveva preso? Le vongole? O aveva preso, non so, i polipetti, i purpedilli? I purpedilli. Oppure aveva preso, che posso dire, gli sgambi? O le spernocchie? Spernocchie. In base a quello che lui prendeva, mia mamma organizzava il pranzo, il pranzo di Natale. Il pranzo, quello della vigilia e poi il pranzo di Natale il pranzo, giorno il pranzo dopo. Che era per, diciamo così, perché si organizzava. E alla fine lei si metteva e preparava, diciamo così, la vigilia che doveva allora ci metteva tutti quanti erano a stare presenti, perché sino bella questa cosa, che tutta la famiglia, i Maruzzini, papà faceva a sutè, perché a c'era sutè, che vero, sono i Maruzzini? No, lo voglio sapere, perché pure sono, a casa diciamo così, sono le lumachine di mare. Sì che le là si mangiano a sutè aglio, olio, un pezzettino di peperoncino,
prezzemolo e saltati poi i padelli. Si prendeva la conchiglia con il mollusco dentro, con lo stuzzicadente. E dovevamo perdere il tempo là vicino, perché il maglio stuzzicadente e tutti quanti ci mettevamo là a perdere il suo tempo. Quindi mi piace molto questa riunione di famiglia in cucina e tutti insieme preparavate il pranzo, la cena della vigilia e il pranzo di Natale per il giorno dopo. Sì. Quel che portava papà. Bello. Ma la mamma, succedeva che qualche volta, vogliamo intanto sbucciare l'aglio? Sì, sbucciamo l'aglio. E succedeva che qualche volta che la mamma tornava a casa e diceva: ma che hai comprato? Io volevo fare un'altra cosa. No, era qualsiasi, perché le mamme erano sempre, diciamo così, dovevano essere loro che decidevano. Come qualsiasi cosa, perché la mamma è l'imprenditrice della casa. Bella questa definizione. La mamma è l'imprenditrice della casa. Sì. Bello. E su tutte le cose lei dava il segno, deve dare il segno. E quindi dice, allora hai comprato le vongole, ci faccio gli spaghetti. Poi fantasiamo. Fantasiava lei. Sì. Faceva le vongole, allora faceva due pomodorini, le vongole, una bella linguina. E si faceva il pane. E si faceva la vigilia. Che voi, io posso fare qualcosa? Cioè, che devo no, fare? Allora, dobbiamo preparare questo... Il battuto fatto qua con... facciamo ecco qua, Padre Francesco, facciamo questo qua. Mettiamo questo qua e lo tritiamo. Lo devo tritare fine piccolo. E noi intanto mettiamo il pangrattato, prezzemolo, quindi un bel po' di prezzemolo. Poi mettiamo l'aglio con un po' di sale. Un pochino di sale sta là. Ecco qua. Intanto possiamo pure togliere il pesce dal marinare. Quindi giriamo tutto, non ci va l'olio qui dentro, No, perché va ripassato. Perfetto. Allora, prendo un'altra teglia, perché questo pesce gratinato deve andare in forno, ovviamente. Sì, va in forno. Allora, quindi mettiamo una pirofila rivestita con carta, con da, carta forno, da forno, perché una volta che è passato il tempo necessario, quindi 4-5 minuti in cui il pesce bandiera si sia ben marinato, lo possiamo sgocciolare. Non va asciugato, lo mettiamo direttamente nel battuto. Qua, nel battuto. E ecco, mettiamo qua l'aglio. Vai con l'aglio, Padre Francesco. Bene così? Va benissimo. Ma sa fatti, Allora che ti ha imparato, mamma? Niente. Gesù. Oh, ecco, guarda qua, che questo è il fratello maggiore, Padre Francesco. Certo. Si deve obbedienza. Devi ubbidire. Ecco qua. Ecco. Poi mettiamo il pesce bandiera. Possiamo mettere, ecco qua, lo tagliamo a tranche. Ma quindi la mamma Titina, quando tu le hai detto che avresti fatto la scuola alberghiera e saresti diventato cuoco, è stata contenta? Allora, devo fare un attimino una parentesi, perché dove abitavamo non c'era la scuola alberghiera proprio vicino casa, per cui lui doveva fare una bella trasferta, perché doveva andare a Vico Equense, precisamente Seano. Ma che belle quelle zone, vogliamo salutare tutti gli abitanti di quelle zone lì? Allora, Vico Equense, Castellammare di Stara, la nostra zia Gide che se ne andava alle terme, ci portava i taralli, e saluto tutta la famiglia Filosa. Tutta la famiglia Filosa. Io pure voglio salutare il signor Vincenzo di Castellammare. Vi facciamo tanti salutoni. Sorrente, poi non ce la dimentichiamo. Che mi dà l'onore la famiglia Filosa di andare a fare i pellegrinaggi e di cucinare a tutti i pellegrini che vanno a Lourdes. No, aspetta. Cosa te la devi raccontare? Aspetta, che hai detto una cosa grandiosa, bellissima. Prima di questo voglio mettere un poco d'olio qua dentro. Sempre l'olio nostro. Perché adesso abbiamo tirato fuori troppe cose insieme, noi vogliamo sapere bene pure questa cosa del pellegrinaggio, quindi aspettate che adesso ne parliamo. Voglio dire bene che cosa stiamo facendo. Ecco, adesso stiamo impanando e poi lo mettiamo nella teglia, ecco qua. È semplicissimo questo, ma è anche molto gustoso. Perché poi gli ingredienti, visto, sono molto semplici, si trovano facilmente. Ecco, questo pesce costa poco, è gustoso, si fa veramente in pochissimo tempo. E quindi, perché questa è una buonissima idea per presentarlo sulle vostre tavole stasera per il vostro cenone. Per il cenone di Natale. Certo.
Ecco qua, questa una volta fatto questo... Ma perché questo si usava per la vigilia di Natale e non per la vigilia di Capodanno? È il pesce, perché diciamo così era più povero. Ah, certo. Era più povero, poi dopo si diventa ricchi. Sì, certo, si diventa un po' più ricchi. La preparazione di soldi. E poi Gesù, è già nato. Un altro poco di olio. Ecco. Bene. In realtà è perché c'era l'avvento ti portava ad essere più parchi nel mangiare. È bella, bella questa cosa che ci si tiene anche quindi con le cose da mangiare, certo. Con il cibo che la anche per il vino. A Natale, certo. Portava questo. E poi dopo il Natale anche San Francesco voleva, no? Che festa, si doveva mangiare certo. Natale pure di venerdì. Certo. Allora, adesso questo va infornato. Il forno a che temperatura? 160 gradi per un quarto d'ora. Ah, 160, quindi sì. Non deve essere molto alto. No, perché per 15 minuti. Quindi avete visto, veramente, anche se già avete fatto la spesa per il vostro cenone, allora scendete subito a comprare il pesce bandiera perché farete un figurone e ci vogliono pochissimi minuti. Vogliamo chiedere, padre Francesco, ai nostri ragazzi dello studio che si mangiano stasera al cenone di Natale? Chissà se cucinano loro però. Le mamme dubito, cucineranno. Dubito. Qui, quindi il pesce sta cuocendo, vero Tonino? Certo. E noi adesso vi prepariamo l'insalata di rinforzo. Cosa dobbiamo fare per prima cosa? Quindi abbiamo scolato il cavolfiore che si è cotto, quindi in 15 minuti si cuoce. Poi lo fioriamo. E che vuol dire? Praticamente questo è il fiore. Sì. Ogni parte di fiore lo prendiamo e lo posizioniamo nel piatto. Ah, quindi ogni fiore... Esatto, bene. Lo posizioniamo nel piatto. Ah, nel piatto, quindi non dobbiamo condire insieme. No, è finita la bolla. Ecco, non serve perché, più la bolla. Allora, la bolla, come la chiami tu, è bello questa cosa, qua, la tolgo. Qua. Ma ti volevo intanto fare queste domande, Tonino, sì. Perché alcune persone da casa si sono chieste come la signora Sara ha chiamato dicendo che non sa perché si chiama di rinforzo questa insalata, che vuol dire? Perché sempre nella povertà, noi parliamo dalla povertà. Allora, questo qua era un piatto nutrientissimo. Sì. Perché il cavolfiore... Poi mettiamo le papaccelle, le acciughe, sì. Le olive e riempivano. Ah. Riempivano, diciamo così, già riempivano. Ah. Poi con un po' di pane. Sì. E già, quindi era sostanzioso. L'insalata povera. Era sostanziosa. E ma perché si fa proprio nel periodo di Natale? Perché pure a casa mia l'insalata di rinforzo non manca mai nella vigilia. Perché? Perché in effetti, ecco qua, per ricordare la nascita di nostro Signore che è nato povero. Ecco, in effetti nascendo povero noi viviamo la povertà nel cibo. Bello. Bello. E senti, buona mio fratello. Bellissimo, guarda. Ma non so, questa spiritualità profonda è proprio della famiglia, mi sa, Sì. È vero, che poi è culminata in padre Francesco che è l'ultimo, bello. Comunque, anche altre persone, tra cui anche io ti faccio questa domanda, ma l'ha fatta anche la signora Anna, sempre dalla zona di Napoli, perché dice che lei la fa diversamente l'insalata di rinforzo, perché invece delle papaccelle ci mette i peperoni. È un fatto di gusto, però la tradizionale è papaccella. Ah, quindi proprio quella, signora Anna, la tradizionale è con papaccella. Ma si trovano queste papaccelle? Certo che si trovano. Ma si devono cuocere prima nell'aceto? No, vanno immerse nella... Questo è un peperone, proprio la forma è proprio così. E va immerso nell'aceto per una quarantina di giorni. Ah, vedi. E va cotto. Diciamo insaporito, insaporisce nell'aceto. Il peperone si trova così, compra così. Con la qualità proprio del peperone. Per 40 giorni si immerge nell'aceto puro, aceto bianco, aceto rosso. Bianco, e poi si scola. Si scola. Tutto pronto. Ed è pronto. E si conserva pure? Sì. Come si conserva? In frigorifero? No. No, si scola per condire l'insalata di rinforzo. Ah, sì. Ma per
per conservarlo va sempre sotto aceto. Quindi bisogna calcolare questi 40 giorni prima di esatto. prima della vigilia. Mo ce lo prendiamo questa papacella e gliela facciamo fare a lui. Ecco, fare no, a padre perché sai, anche a casa mia si fa l'insalata di rinforzo, ma noi facciamo il peperone cotto, lessato nell'acqua con l'aceto. E poi la facciamo così. Abbiamo sbagliato tutto. Sì. Non si lessa. Ma guardate proprio. Questo va insaporito perché questo tipo di peperone, una volta che noi l'abbiamo insaporito ben bene, prende un gusto tra il dolciastro che c'è il peperone. E diciamo l'aceto che dà quel senso di. Mi sa che è più buona quella che fai tu. Poi dopo l'assaggiamo certamente. Vedi poi abbiamo posizionato sì. abbiamo posizionato il cavolfiore. Sì. Mo facciamo, prendiamo le olive. Le olive. E li mettiamo sopra. Quindi olive verdi e olive nere. Ecco qua. Per ci dare una forma bene. Di intanto padre Francesco ti sei dimenticato della santa di oggi, perché oggi pure è una santa molto bella, vero? Molto bella, sì. Il giorno della vigilia di Natale. Oggi è Santa Adele. Santa Adele. Oggi è Santa Adele. Noi abbiamo pure una cognata che si chiama Adele. Auguri Adele. Allora io faccio Milano. Gli auguri a mia zia Adelina. Adelina di Garofali, è vero, zia Adelina. Ciao zia Adelina. Faccio bene a tutte le altre che e portano il nome di Adele, Adelina, certo. E Santa Adele era una vedova, dopo che morì il marito, successe che lei cominciò a vivere la sua spiritualità attraverso la regola di San Benedetto. Sì. Stiamo parlando del X secolo dopo Cristo, ovviamente. E, io metto questo. E lei, sì, venire, certo, per dare colore. E lei così visse la sua esperienza dopo che il figlio, perché aveva un figlio, che si fece adulto e poi lei si andò a ritirare in questo monastero benedettino. Un po' lì, come la storia di Santa Rita, quindi. In pratica sì. Mm. E lì divenne poi, si santificò, come si suol dire. Bene. Una bella storia anche bella, perché poi parla di una ricerca interiore di questa donna che è riuscita poi, proveniente comunque anche da una famiglia santa, anche perché all'interno della sua famiglia c'erano già stati dei santi. Certo. Ecco qui, allora che stiamo facendo? Allora abbiamo messo cavolfiore, le olive verdi e nere. Sto tirando un po' d'aglio. Tritiamo l'aglio, quindi basta uno spicchio, no? Uno spicchio sì. e mezzo, tanto per sì. dare... chi facciamo non piace ce lo può perciò, anche non mettere, perciò insomma, no, sì. noi lo facciamo a pezzettoni grandi, per fare che dopo si può togliere perfetto. Facilmente. Poi ci aggiungiamo le acciughe, che si posizionano. Ah, le acciughe le lasci intere. Ma che bello, questo piatto è molto bello anche da vedersi. Sì. Senti, ecco. Tonino, mentre finiamo di fare qua, perché padre Francesco sta finendo di tritare la papaccella, di tagliare la papaccella, spiegaci quella cosa che hai accennato prima. Cioè, tu che fai per Lourdes? Quindi vai a Lourdes spesso, dalla Madonna di Lourdes? Lourdes sì, a perché fare cosa? Faccio dei viaggi e faccio volontariato e cucino per... 600-700 persone. Ma veramente? Sì, guarda, sì, una sì, bella sì. esperienza. Ma è sul treno, mentre il treno viaggia, noi dobbiamo preparare e prepariamo questi. Quindi tu vai sul treno, il treno di Lourdes? I treni bianchi. Il treno bianco. Bianco, esatto. Quindi cucini per le persone del treno? Sì, sì, ma che meraviglia! Mentre che il treno viaggia, noi cuciniamo e prepariamo per tutti i pellegrini che devono arrivare ma a che me... Allora, e signori e signori che andate... E facciamo pure dei piatti non facili ah sul sì? treno. Vi fate sì. mangiare pure bene? È normale, sì, allora sì, perché ci sta a fare. Signori e signori che andate a Lourdes, perché sappiamo che siete in tanti, chi già c'è stato, chi ci vorrà andare... La persona che vi fa mangiare sul treno bianco è lui, il fratello di padre Francesco, hai capito? Cioè, buon sangue non mente, la cucina resta proprio nel sangue così come la fede per il Signore. È bello. Posizioniamo poi le papaccelle, così gli diamo colore. Ecco qua. Che bello a vedersi, vero? Bello, molto bello. Ecco. Ma tu però adesso non fai più, cioè tu hai studiato come cuoco, certo, ma ora non fai pure, più, hai lavorato come cuoco in tutta Italia.
in tutta Italia, però ora non fai più il cuoco. No, mo sono un dipendente dell'Aurn Santo Bono Posillipo. Ah, in ospedale quindi? In ospedale, sì, in ospedale. L'ospedale Santo Bono, quello dove... No, noi facciamo, io lavoro come Aurn Santo, però faccio parte dell'ospedale Santissima Annunziata. Ah, ho capito, sempre che sta a Napoli. Sta a Napoli, bene. Sì, 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 sì. È praticamente l'ospedale per nominata della ruota. La famosa ruota degli esposti. Dove si mettevano i bambini. I bambini. I bambini abbandonati, esatto. Che venivano accolti poi dalle suore, esatto, no? Esatto, e, sì. Ma che bello! Quindi c'è proprio tutta una storia dietro questa famiglia che è una storia inesauribile. Esatto. Ma vuoi salutare pure i tuoi colleghi dell'ospedale, cioè, vero? Minimo. Saluto a tutti i colleghi che stanno nell'Annunziata e saluto in particolare al gruppo, diciamo, che sta nella direzione sanitaria. Che sono proprio i tuoi colleghi stretti. Sì, sì, sì. Non diciamo no, perché sono tanti. Sono tanti. Vabbè, menzioniamo qualcuno. Enza Lombardi. Sì. Paola Loiacono. La signora Ciavolini. Ah. Poi... E tutti quanti. Se no va a finire che poi... Sì, sì, sì. E poi, qua. Il team. Che è Nicola Manna. La dottoressa Ciaburro, il professore Zamparelli e il dottore Pecci. Bene. Ma non per ultimo il dottore Pecci, no. perché diciamo così, adesso sta passando un periodo un poco triste. E allora delicato. Lo salutiamo anche noi e gli facciamo tanti auguri. Con tanti auguri. Tanti auguri di buon Natale a tutti. E auguri anche a quelli che si è dimenticato. Allora. Prendiamo adesso... Dal forno poi dobbiamo... E quella dove la mettiamo? Questa qua decoriamo anche con un po' di... Perfetto, allora Padre Francesco prendi... Ah, quindi serve sempre sì, per l'insalata. Ecco, ma scotta. Non va girato questo? No. Si insaporisce. Abbiamo aggiunto anche un filo d'olio? Ha già messo. Già l'hai però messo, faccio, eh? Ecco qua. Già, perché non però, l'ho visto. Sempre l'olio. Un bel filo d'olio. Questo sono i miei cognati, però la terra è di nonna Maria Angela, che gliel'ha rimasta ai miei cognati. E la nonna fanno... Maria Angela chi è? È mia suocera. Signora Mariangela, un abbraccione e tanti auguri di buon Natale. Tanti auguri, ecco qua il nostro bel pesce bandiera gratinato a forno. Allora, lo vogliamo impiattare, certo, subito? Certo, ecco, guardate ecco quanto è bello, è semplice, salutare, semplice. Buono. Lo impiattiamo. Questo è un'ottima cena natalizia. Ecco mi qua. Sa che ti copierò, Tonino. Mi sa proprio di sì. Hai visto? Finiamo qua, vado a fare la spesa e compro il pesce bandiera e tutti gli ingredienti per fare. Sì, sì. Ma le papaccelle si trovano già pronte nell'aceto pure a comprare? Sì, cioè, sì, c'è cioè chi sì, le mette sì, nell'aceto sì, e le vende. In alcune salumerie oppure anche nei supermercati le trovi adesso. Questo qua lo facciamo qua. Perfetto, poi allora. Poi aspettiamo giusto... Un po' di limone. Bene. Un po' di rucola, se me la dai, un grazie. Un po' di rucola. Che allora, ci facciamo un questo po' di rondamento. Qua. Eccolo qua, il limone. Dunque, un po' di limone che orniamo. Come lo vuoi, tondo? Tondo, ecco Beh. Qua. E allora. Ma che bello, guardate che meraviglia. Quindi, pesce e insalata. Basta così? Basta solo questo, sì, vero? Sì, poi facciamo Tonino? In questo modo qua che gli diamo un tocco di... Sì. Guarda che ecco bello. Qua. Oh, che artista! Un altro poco di qua. I ecco. Due artisti di famiglia qua si vede. No, ecco. Ce ne stanno gli altri. Sta pure Michele che canta. Sono tutti artisti. Ecco qua. Allora... quindi questa è un'ottima veramente cena per il vostro cenone della vigilia. E noi ringraziamo Tonino per avercela proposta. Io ringrazio voi. E Padre Francesco, vogliamo fare gli auguri più cari ai nostri telespettatori? Ma perché dopo veramente. Aver mangiato questo, tutti a messa, perché a mezzanotte nasce Gesù. Tanti auguri. A domani, arrivederci.